Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello stagno. Anzitutto scusa, vi chiedo scusa per questa voce che va e viene, ma non ci posso fare nulla. Anche questa settimana dedichiamo la puntata al referendum in programma domenica 21 ottobre, quando saremo chiamati alle urne per decidere se la nostra provincia dovrà passare alla Lombardia o continuare a restare in Piemonte. Trattandosi di un appuntamento elettorale, vige per le televisioni la cosiddetta legge della par condicio. E cioè bisogna dare spazio in termini identici, ...e uguali, alle diverse opinioni. Chiusa, tra l'altro tra parentesi, penso che questa sarebbe la regola anche di un buon giornalismo: dare sempre spazio alle diverse opinioni. Chiusa la parentesi. La scorsa settimana abbiamo dato la parola a un rappresentante del comitato promotore del referendum per il VCO in Lombardia. Questa settimana. Ospitiamo il vicepresidente della giunta regionale del Piemonte, Aldo Reschigna, che si è dichiarato pubblicamente contrario a questo passaggio e che, quindi, e che andrà a votare, tra l'altro. Quindi grazie, Reschigna, per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. La prima domanda riguarda proprio la strategia. Cioè, uno dei problemi veri di questo referendum è raggiungere il quorum, perché si, il doppio quorum, perché sia valido e perché è il sì. Eh, possa essere maggioritario non rispetto a chi andrà a votare ma rispetto a chi avrà, chi ha, agli aventi diritto. Quindi diciamo che chi è contrario potrebbe far fallire il referendum, quindi far mancare il quorum. Invece lei andrà a votare e invita ad andare a votare. Perché? Perché ho rispetto di ogni consultazione. Eh, Sono sempre stato abituato che il voto è l'espressione più alta della democrazia, della possibilità da parte dei cittadini di poter partecipare alle decisioni e questa è la ragione per cui io rispetto coloro che decidono di non andare a votare e io personalmente invece andrò a votare e convintamente voterò no. Eh, credo che questo è un segno anche di un modo non arrogante di vivere eh, gli appuntamenti e, e i dibattiti che la politica offre. Ecco, poi vediamo le ragioni concrete per cui i sostenitori del Sì appunto sostengono l'utilità di passare in Lombardia. Però dal punto di vista così, più dei principi ideali non potrà negare che la storia, la geografia, la cultura, i trasporti ci portano da sempre a guardare più a Milano che a Torino. Quindi a sentirci più lombardi che piemontesi, così culturalmente. Ma guardi, io non ho mai negato, sarebbe uno sciocco farlo, L'intensità delle relazioni che c'è tra questo territorio e la Lombardia. Così come sarebbe sciocco però negare il fatto che questo territorio ha tre importanti relazioni con la Lombardia e con Milano, soprattutto più che con la Lombardia, con la parte del Piemonte e con i due cantoni elvetici, il Vallese e il Canton Ticino. Allora, queste relazioni. Che ci sono e questa appartenenza a realtà amministrative anche a due stati differenti, non hanno mai impedito a ciascuno di noi di poter accedere al sistema dei servizi, che siano universitari, che siano sanitari, che siano di tipo culturale, che ci sono in Piemonte, che ci sono in Lombardia, che ci sono più difficilmente all'interno del Canton Ticino. E questa è la, 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 la forte convinzione che io esprimo. Troppe volte questo territorio continua a considerarsi periferia di qualcosa e se andiamo avanti con questa logica siamo periferia del Piemonte diventeremo periferia della Lombardia ammesso che il referendum ottenesse il quorum e invece noi dobbiamo considerare il Verbano Cusiossola come il luogo, un, un territorio privilegiato sul piano delle relazioni. In questo io vedo in questo referendum e in questa proposta di passaggio alla Lombardia l'ennesima fuga in avanti. Ma guardate che a volte le fughe in avanti si fanno per nascondere le responsabilità. E la responsabilità più grossa che vedo eh, da parte di coloro che fanno le fughe in avanti è la mancanza di una progettualità vera che riguarda il futuro del Verbano Cusioso. Senza questa progettualità noi potremmo anche andare in Svizzera, ma sempre saremo un territorio marginale. Veniamo adesso diciamo, ai temi più concreti, quelli che forse. Eh, incidono anche di più no? sull'opinione pubblica, iniziamo dai canoni idrici, no? sì. questi, questi canoni che coloro che sfruttano le acque pubbliche per produrre energia idroelettrica versano no? eh, alla, alla comunità e che per quanto riguarda le altre due province montane, Sondrio e Belluno, le rispettive regioni, quindi la Lombardia e il Veneto, destinano interamente, mi pare, a queste realtà, mentre il VCO non ha questa, 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 questa fortuna, tra virgolette. Come mai? Non ha totalmente non questa ha fortuna. Totalmente. Parliamo di una cifra anche consistente, non mi pare? Sì, sì. Allora, analizziamo i rapporti tra Lombardia e la provincia di Sondrio. Certo. La, provincia, la Lombardia dà alla provincia di Sondrio 11 milioni di euro sotto questa voce. In questi 11 milioni di euro sono comprese però anche i costi che la Regione Lombardia si è assunta a carico per effetto della riforma del Rio. La riforma del Rio ha portato a una massa enorme, in Piemonte sono 781 dipendenti provinciali che sono diventati dipendenti regionali e in molta parte sono diventati dipendenti regionali e sono continuati a essere distaccati presso la provincia. Questa voce qua nella provincia di Sondrio vale 2.381.000 milioni e Euro, okay? dentro questa voce la differenza tra gli 11 milioni e 2 .381 ci sta il fatto che sono state delegate alla provincia di Sondrio una serie di funzioni importanti, il dissesto dogeologico, la viabilità, la promozione turistica, che sono voci che… Esistono anche in Piemonte, non come trasferimento di canne idrici, nel rapporto tra la Regione Piemonte e il Verbano Cusiossola. Oggi noi che cosa diamo come Regione alla Provincia del VCO? In questo 2018 diamo 4 milioni di Euro per le funzioni aggiuntive che vengono svolte. Molte volte mi è stato detto nei momenti di confronto, tira via qualche soldo a Torino e dallo al VCO. Benissimo noi riconosciamo due realtà amministrative, la provincia del VCO e la città metropolitana come due fatti straordinari rispetto al rapporto tra le regioni e tutte le province, noi la città metropolitana diamo 2 milioni di Euro, alla provincia del VCO diamo 4 milioni di Euro, più ci aggiungiamo i costi che abbiamo assunto a nostro carico per effetto della riforma del Rio, sono altri 2 milioni e 700 mila Euro. Poi però sono a carico della regione tutti quegli interventi che oggi sono delegati dalla Lombardia-Sondrio di sesto idrogeologico promozione turistica che eh, vengono, che sono oggetti di trasferimenti al territorio. Qualche giorno fa ero a Cannero e ho detto guardate, quando c'è stata la frana di Cannero, mm. oltre un milione di euro, o quando c'è stata la frana di Cannopio, o quando c'è stata la frana di Re. Se valeva eh, questo principio ehm. del rapporto tra Lombardia e Sondrio, quei soldi lì non no, li tirava fuori la regione? Fuori la li tirava fuori la provincia. Mm. Allora io non ci sto dati alla mano a questa sorta di vittimismo eh, legata al rapporto tra una regione che nega risorse, ma questo riguarda il dissesto geologico. Mm. Mm. In questo 2018 noi abbiamo tirato fuori sulla promozione turistica e sul turismo montano mila euro in un accordo di programma con la Valle Vigezzo, 2 milioni e mezzo con la provincia del VCO per quanto riguarda la strada Varso-San Domenico, visto che lì c'è un polo turistico invernale montano molto importante. Chiudiamo un accordo di programma con Macuniaga per 7 milioni di euro. Allora, queste cifre qua non le possiamo nascondere. Questo è il punto. Non possiamo immaginare che la discussione avvenga unicamente sul tema cano idroelettrici, perché altrimenti io non ho difficoltà a fare come fa la Lombardia nei confronti della provincia di Sondrio. Stabilisco una cifra e poi, però, quando ci sono i drammi o le opportunità di sviluppo di questo territorio non è più un affare della regione, è un affare di, questo, di questa realtà provinciale. Ecco, altri temi diciamo, concreti che toccano la tasca dei cittadini il bonus benzina che una volta c'era anche per la nostra realtà, questo sconto per quelle realtà che sono all'interno dei 20 km dal confine la Lombardia l'ha mantenuto, il Piemonte da anni l'ha tolto. Non l'ha tolto il Piemonte <coughs> perché il bonus benzina è cessato di funzionare nella provincia del VCO il giorno in cui la provincia del VCO ha detto che non poteva più gestire quella funzione tanto che per assurdo io fino all'anno scorso pagavo 35 mila euro all'anno per le spese di un sistema che non funzionava relativamente al bonus benzina. La provincia di Vicio ha detto io non sono più in grado di anticipare le risorse relativamente allo sconto alla pompa ed questa, questa è la ragione per cui il bonus benzina non c'è più all'interno del territorio del Verbano Cusioso. Non lei ha tolto la regione perché sul bonus benzina eh, ci sono anche dei trasferimenti ehm, statali. statali. Però questa domanda e questo tema mi induce a fare una riflessione che è quella che io cerco di esprimere in moltissime occasioni di confronto e di incontro che ho sul territorio attorno a questo tema. Guardate, io nego l'affermazione che c'è un territorio che rappresenta il paradiso, la regione Lombardia, e c'è un territorio che rappresenta l'inferno, il Piemonte. Se io guardo la comparazione e metto a confronto quello che c'è in termini di pressione fiscale, di interventi in regione Lombardia e quello che c'è in Piemonte, posso strumentalmente individuare fattori di miglior condizione in Lombardia, come su altri posso individuare fattori di miglior trattamento in Piemonte. Non ho mai negato che in Lombardia l'addizionale ecco IRPEF la è inferiore rispetto a quella del Piemonte, certo. ma se guardo agli effetti sull'economia dico che i cavatori e l'estrazione delle pietre ornamentali in Lombardia sono 10 volte superiori come tassa rispetto a quello che i cavatori pagano in Piemonte. Mi si dice eh, dei trasferimenti da Lombardia a provincia di Sondrio, io rispondo che in Piemonte esiste come unica regione in tutta Italia una norma che prevede che il 5% dei ricavi delle aziende che gestiscono il ciclo integrale dell'acqua e abbiamo bacini molto importanti, sono riversati sui comuni montani. Vuol dire che l'acqua che viene consumata nella pianura novarese determina una ricaduta sui comuni montani del Viceopare a 2 milioni di euro all'anno. Eh, sì. Faccio questi esempi, ma non perché dobbiamo fare il bilanciamento, perché la mia convinzione è quella che ho cercato di esplicitare. Non c'è luogo del paradiso e non c'è luogo dell'inferno. Ecco, um, un altro tema è la rappresentatività. No? In base all'attuale legge elettorale il VCO potrebbe anche non essere rappresentato prossimamente nel Consiglio regionale. VCO che per la verità ha sempre avuto importanti ruoli, lei è vicepresidente in questo momento, abbiamo avuto presidente del Consiglio regionale, assessore regionale, per non tornare ai tempi che abbiamo avuto anche un presidente della giunta regionale, dell certo. regionale di entrambi. Ecco, in, da questo punto di vista è vero che la legge elettorale regionale lombarda garantisce tutela di più ad esempio una piccola provincia come Sondrio rispetto alla nostra legge elettorale? È vero o no? È vero, la, in, in Lombardia la legge elettorale prevede che ogni provincia abbia obbligatoriamente un consigliere regionale. Eh, questo non c'è come diritto nella legge elettorale del Piemonte. Ci siamo battuti non solo in questa legislatura ma anche nelle legislature precedenti perché questa modifica della legge regionale fosse introdotta, perché non riguarda solamente il VCO, può riguardare anche Biella, può riguardare anche Vercelli, può riguardare Asti, può riguardare le quattro province piccole piemontesi, perché io credo fermamente all'importanza di una rappresentanza territoriale locale. Devo anche aggiungere che Nonostante questa legge elettorale il Verbano Cusiossa l'ha sempre eletto dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio regionale del Piemonte. Eh, questa volta sono solo io. volta eravamo in quattro. Eravamo eletto. in quattro. Certo. In precedenza è stato eletto Cattane, Orachelli e andiamo indietro nel tempo, Buzio, Biazzi, voglio dire, ha sempre avuto un suo rappresentante perché tutto sommato poi il meccanismo dei resti è un meccanismo che consente a una provincia se ha delle rappresentanze eh, riconosciute dal territorio, certo. poi non so, si fa bene e si fa male, se ben chiaro, io dico che commetto errori ogni giorno di poter avere un suo rappresentante, nella, da quando c'è la Regione Piemonte c'è l'esperienza del regionalismo, il VCO ha sempre eletto dei propri rappresentanti, nella passata legislatura 4, Quattro, certo. precedentemente nella mia prima legislatura regionale eravamo in due, io e Marco Travaglini. Certo. Prima ancora c'era Cattaneo e Rachelli assieme, voglio certo, dire. Per insomma certo. Però mi pare che ci sia sempre in cantiere una riforma elettorale. No? Sì, eh, è un tema che il presidente Chiamparino ha posto con molta forza. Devo dire che fare una legge elettorale negli ultimi mesi la trovo un po' complicata, voglio dire perché ognuno pensa ai suoi calcoli e ai suoi interessi che a volte non sono neanche calcoli di partito, ma sono calcoli di persone. Ecco il tema dei trasporti, quando parlo di trasporti penso soprattutto a quelli ferroviari. Lì noi siamo inevitabilmente lombarda, la, la linea Domodossola-Milano è di fatto gestita da Trenord. Ecco, su questo tema i pendolari molto spesso avvertono questa difficoltà di dover interloquire con una regione che non era loro. Ma penso che si possa risolvere questo problema o no? Allora, questo è il destino di, di accordi fatti a suo tempo tra le regioni quando il sistema del trasporto pubblico locale su ferro è stato delegato sostanzialmente alla regione. Il Piemonte si è preso le linee che guardano alla Liguria e ha ceduto sostanzialmente alla Lombardia questa linea di collegamento tra Domodossola e Milano. Eh, questo non vuol dire però che il Piemonte debba disinteressarsi di questa linea, innanzitutto, perché comunque ci deve essere e c'è una fase di interlocuzione. Eh, però sul sistema dei trasporti mi permetta una considerazione. Eh, viene molte volte, mi viene a molte volte rappresentato il fatto che in Lombardia il trasporto regionale, quello che coinvolge soprattutto i pendolari, è eccellente. E se uno legge le zona, i, i giornali della Lombardia eh, si rende conto che Trenord non ha un problema solamente su Milano Domodossola con un materiale rotabile scadente, è criticata e contestatissima in Lombardia su, proprio su questo tema qua. Incominciano quasi a, 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 a pensare che era meglio Trenitalia sotto alcuni aspetti. Guardate che quello che è avvenuto a Pioltello con l'incidente di qualche mese fa è sintomo da un lato di una difficoltà che hanno tutte le istituzioni a reggere con migliori risorse servizi e garantire sicurezza dall'altro lato è sintomo veramente anche qui non c'è il luogo del paradiso e il luogo dell'inferno c'è la fatica cioè, l'erba del vicino non è sempre più la migliore no? quasi sempre così <ride> Sanità i sostenitori del sì dicono che il modello, la sanità in lombarda è l'eccellenza in Italia e forse in Europa. E quindi, però... è sotto il profilo ospedaliero sicuramente è una sanità di grande livello a cui accedono i cittadini del Verbano Cusio Osola normalmente, come quelli di Novara, come di Torino. Noi abbiamo il problema che gli anni in cui siamo stati in piano di rientro sono stati anni che hanno determinato un incremento della mobilità passiva. Io dico che però riconosco la forza della sanità ospedaliera, non il sistema sanitario lombardo. Sotto il profilo dell'integrazione sociosanitaria e dei servizi sul territorio, il Piemonte è sicuramente più avanti della Lombardia. In Lombardia tutto il tema della medicina territoriale, tutto il tema importante dell'integrazione sociosanitaria, delle gestioni delle politiche di protezione sociale, è centomila volte più avanti della Lombardia. Se noi guardiamo le classifiche che fanno soggetti neutri sui sistemi sanitari e per sistema sanitario io non intendo l'ospedale o il territorio, ma il complesso delle prestazioni e dei servizi che vengono erogati al cittadino. La Lombardia non è l'eccellenza. L'eccellenza è Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e provincia di Trento e Bolzano. Se noi guardiamo ancora le classifiche che sono state fatte adesso sugli EA, sui LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, sul tema della popolazione non autosufficiente, sul tema della cronicità, il Piemonte è avanti rispetto alla Lombardia. Ma anche qui, se uno vuole andarsi a curare negli, negli ospedali lombardi, che sono prevalentemente privati e come tali molte volte succubi di logiche di profitto e di ricavi e non di servizio e quello che sta avvenendo costantemente ce lo dimostra, voglio dire ce lo rappresenta, è libero di farlo, non ha impedimenti perché vive in una regione. Un altro dei temi è quello dei frontalieri che sono presenti nella nostra provincia, ma sono molto più significativi e consistenti nelle province di Varese e di Como. Ecco, da questo punto di vista il rapporto con la Svizzera che ha la regione Lombardia è più autorevole rispetto a quello che ha il Piemonte o no? Non credo. Cioè, noi abbiamo costanti momenti di confronto eh, con il canton Ticino. Nei prossimi Avvieremo anche momenti di confronto con il Canton Vallese che molte volte è un po' dimenticato, voglio dire, sotto questo profilo. Credo che la regione Piemonte si è schierata su questo tema, così come quello della Lia che ha coinvolto le imprese artigiane di questo territorio in modo molto chiaro e molto netto. Noi abbiamo un tavolo di confronto che è la regione insubrica Subrica dove sediamo assieme alla regione Lombardia a discutere costantemente con i rappresentanti del Canton Ticino. Certo, noi stiamo parlando di 6.500 persone, di là stiamo parlando di 60.000 persone. Certo. Senta, qualcuno teme che questo referendum possa diventare un boomerang, nel senso che se l'affluenza fosse scarsa potrebbero a Torino dire che eh, ci cioè, avete puntato una pistola scarica e avere delle conseguenze negative, addirittura non positive. Lei cosa dice? no. Eh... Io parlo ripetutamente col Presidente Chiamparino di questi temi, eh, ci aggiorniamo reciprocamente. C'è un problema eh, che riguarda in Piemonte il rapporto tra l'area metropolitana torinese e la restante parte del Piemonte. Così come mi permetto di aggiungere che c'è lo stesso problema in Lombardia sull'area metropolitana milanese e alcune province. Mantova non si sente provincia lombarda, voglio dire, molte volte si sente emarginata rispetto alle politiche. C'è un problema che riguarda i rapporti tra centro e periferia. Io, eh, la risposta che la Regione Piemonte darà all'esito del referendum non sarà una risposta arrogante, sarà una risposta che invece vuole concretizzare quegli impegni che il Presidente Chiamparino ha assunto. Quando è venuto nel Verbano Cusiossola a dire noi vogliamo costruire una intesa su quelli che possono essere i fattori di sviluppo di un territorio. E guardate che i fattori di sviluppo di un territorio riguardano sì l'istituzione provincia, ma riguardano sostanzialmente tutti quegli interventi che possono garantire crescita turistica, che possono garantire protezione alle persone, che possono garantire condizioni attraverso le quali il Verbano Cusiossola. Può continuare a crescere e ad essere una provincia eccellente all'interno della nostra regione. Se la risposta fosse l'arroganza sarebbe un gravissimo errore da parte di chi assume questo tipo di atteggiamento, ma noi non assumiamo questo atteggiamento. Bene, la ringrazio. Il nostro tempo termina qui, sempre per la par condicio, quindi è uguale spazio a chi voterà sì e a chi voterà no. Io ringrazio moltissimo. Il vicepresidente della Giunta regionale piemontese, Aldo Reschina, per la sua cortesia. Vi ricordo, siamo chiamati, siamo chiamati noi cittadini del VCO che abbiamo compiuto 18 anni, siamo chiamati al voto la domenica 21 di ottobre, si vota in una sola giornata, si vota come si vota in tutte le elezioni normali, una vera e propria elezione, ci si presenta al seggio con la tessera elettorale e con un documento di identità. La, diciamo che la scheda è molto semplice, c'è un sì per chi vuole andare in Lombardia e c'è un no per chi vuole restare in Piemonte. Quindi non è complicato e non sarà neanche complicato sapere il risultato. Quindi l'appuntamento a questo punto per tutti noi è alla serata, alla nottata di domenica 21 ottobre quando sapremo come è andata a finire. Io intanto ringrazio ancora il vicepresidente Reschi. Grazie a voi dell'ospitalità. Naturalmente per tutti voi l'appuntamento è alla prossima settimana.